fa avevo fatto un video di opinioni controverse e impopolari. Non so come sia andato perché l'ho registrato 2 minuti prima di iniziare a registrare questo. Spero di non essermi attirato troppo odio, ma in caso sia andata proprio così, sono pronto a fare il bis. Si scherza, anche oggi spero di non attirarmi l'odio, stiamo parlando di personaggi cartacei, immaginari, non ci stiamo ammazzando gli animali domestici. Tuttavia correrò il rischio, perché oggi parlerò di 4 personaggi che tutti quanti amano, ma io odio. Anche qui i termini odio e amore li dico in modo esagerato, per fare un po' scena e attirare un po' l'attenzione sul video. Anche oggi credo che ognuno di voi abbia un personaggio così, almeno uno. Lo detestiamo nonostante tutti quanti lo amano, e questo ce lo fa detestare ancora di più, perché il fandom è proprio... ci dice, ma è bellissimo, tutti quanti dicono bellissimo, bellissimo, e voi lo odiate ancora di più. A me è capitato con personaggi che amavo, di altri fandom, ma per l'esagerazione del loro fandom ho finito per disprezzarli, eppure il personaggio in sé lo adoravo. E visto che conosco il mio pubblico, so già qualche nome che verrà fuori. Quindi ci sarà molto da divertirsi, perché c'è chi tirerà fuori uno dei personaggi più amati in assoluto del fandom, che io non è che ami così tanto, però so che molta gente lo adora. Solo una cosa, non dite Catelyn. Il fandom di Azoyev è spaccato praticamente a metà tra chi la ama e tra chi la odia. È uno dei personaggi più polarizzanti che ci siano. Quindi non dite, solo io la odio, o solo io la amo. No, siete circondate da gente che la pensa come voi. Solo che entrambe le metà fanno molto così, o magari eravate circondati da gente che non la pensava come voi, ma credetemi, lontano da voi c'è tanta gente che la pensa così. Vabbè, tornerò alla fine del video a incoraggiarvi a scrivere i vostri personaggi che odiate nonostante tutti li amino, e a commentare magari quelli che ho scritto io, sempre in modo educato, siamo pacifici e tranquilli, sperando magari di trovare qualcun altro che li odia assieme a voi. Ultima nota importantissima, qui parlo di non apprezzare, non di amare e odiare. Geoff è un personaggio che odiamo tutti, ma personalmente io amo odiarlo. È la sua funzione essere l'antagonista e di attirare su di sé tutto il nostro odio. È un personaggio negativo al 100%. Un esempio di perché inserire un villain in questa lista, per fare un esempio ipotetico, è Gregor Clegane. Cioè, non lo si odia per quello che fa, ma perché è un villain scritto male, non parla praticamente mai, conosciamo solo le sue azioni e non la sua personalità. Ecco, questo è quello che intendo per odio. Non che lo si odia perché fa azioni contrarie ai nostri beniamini. Poi possono esserci anche altre ragioni per odiare, ma non ve le spoilero perché soprattutto sono sull'ultimo elemento. Anche oggi volevo andare in ordine alfabetico, ma anche stavolta mi prendo una piccola libertà nel scambiare 2 posizioni, visto che quello che viene dopo è più facile da spiegare se prima ho spiegato chi è venuto prima. E poi così il primo è già quello che ho messo in copertina, così non ci sono chissà quante anticipazioni. Dunque cominciamo con Khal Drogo. Sì, il vostro amatissimo Khal Drogo. Che carini lui e Daenerys, dicono molti. Carini dove? Rispondo io. Inizia tutto con uno stupro, perché Daenerys si fa coraggio, ma è comunque costretta. Non è che si avesse detto no, non ce la faccio ad avere coraggio, per favore Drogo, no. Non credo che gli abbia detto, ok, rispetto alla tua volontà, in quanto io attivo sostenitore dei diritti delle donne e non approfitterò di te nonostante sia la nostra prima nozze di nozze. No, sappiamo come sarebbe andata. Ma questo può essere visto come un'usanza per una cultura diversa. Il problema è che dopo Drogo non fa praticamente nulla per lei. La porta ancora più lontana da Westeros, perdendo ben più tempo, sia per andare a Vice Dothrak, sia per un ipotetico viaggio di ritorno. Diciamo che una volta che l'ha presa come moglie, le ha quasi sempre ignorato le sue necessità e la sua volontà. Le regala ogni tanto qualcosa, come si fa alle mogli d'oggetto, le mogli trofeo, tipo la cavalla bianca o la pelliccia di leone albino. Ma fa qualcosa veramente per lei solo quando è in pericolo, capendo che può perderla. Poi è un guerriero potente, ma come ho detto nel video precedente, non basta questo essere un personaggio amatissimo per me. Poi non sappiamo quanto effettivamente i meriti militari sono della sua strategia e quanto dall'enorme numero del suo Khalasar. Quindi può apparire un figo per certe cose, ma il vero problema è che non ha un approfondimento psicologico. È un personaggio bidimensionale che non fa neanche chissà che cosa per Daenerys, almeno in relazione a quello che Daenerys fa per lui. La somiglianza tra Khal Drogo e Robert Baratheon è palese, ma almeno Re Robert è un personaggio affascinante, perché è solo l'ombra di quello che era un tempo, e questo lo fa struggere, devastato dall'alcol, dal lutto e dagli anni passati solo a cercare i piaceri. Poi di Drogo mi è piaciuta molto la fine, perché mostra come un grande e potente guerriero soccomba a una semplice infezione. Rimarca il crudo realismo di Martin. Eppure nonostante il mio odio per lui, mi dispiace un sacco vederlo in stato vegetativo. Recuperatevi il video mio di Marika sul suo lungo sonno, la seconda puntata di Mad of Thrones, una delle migliori secondo me. Passiamo da Khal Drogo I a Khal Drogo II, ovvero la sua brutta imitazione, Daario Naharis.
oppure come lo chiamano i membri del fandom che non lo apprezzano molto, Talionaris, bisogna marcare tutte le A. Non ce l'ho con lui solo perché ha portato vergogna sul mio nome, forse un pochino, ma non è solo per questo. Anzi, un sacco di gente che conosco, sia dal vivo che i follower, fanno battute sul mio nome, quello del mercenario Tiroshi. Almeno lui, rispetto a Khal Drogo, fa qualcosa per Daenerys, ma lo fa per la regina dei draghi, non per Daenerys. Il suo amore è simile, non ama Daenerys in quanto persona, ma come immagine di lei. Ama il potere che lei rappresenta, politico in quanto regina di Meereen e militare in quanto unica detentrice di una forza aerea. E forse anche perché la bellezza valyriana fa il suo fascino. A lui non interessa veramente della persona, solo della regina. E neanche tutta la regina, solo la parte bellicosa e distruttiva, la madre dei draghi. Non vuole Mischa, la madre del popolo buona e comprensiva, che viene amata e che vuole amare, quella che vuole essere una regnante buona e giusta. Vuole spingere Daenerys verso il suo lato fuoco e sangue, e dall'ultimo capitolo che abbiamo di Daenerys probabilmente ci è riuscito. Daenerys è l'incarnazione delle brutte compagnie da cui i tuoi genitori vogliono tenerti lontano perché hanno una cattiva influenza su di te. Poi fa tanto il figo, se la tira un sacco con le armi, ma non sarà mai all'altezza di Khal Drogo, il precedente amore di Daenerys. Quindi è inutile che cerchi di impressionarla. Poi fa un po' lo strafottente, e questo ci può ricordare Jaime, ma lui non ha mai avuto un momento di introspezione, di debolezza, di approfondimento come il nostro caro sterminatore di re. Non ha mai mostrato un lato più vulnerabile a Daenerys, qualcosa che possa aiutare noi lettori ad immedesimarci. Se ne sta lì, granitico, con la sua stupida barba multicolore, senza darci un minimo appiglio per empatizzare con lui. Eppure tutti lo amano. Ma a me non basta la bravura militare, che poi me la sento di metterlo in dubbio perché non sa valutare i nemici. Basta vedere quanto sminuisce Barristan. L'ho sottovalutato un sacco quando il buon Ser Nonno, soprannome inventato dallo stesso Dario, lo potrebbe fare a fette in un attimo. Almeno a letto è più generoso di Khal Drogo. Quindi diciamo che il ruolo che fa meglio nella corte di Meereen è lo scaldaletto reale. Spostiamoci a Westeros per il terzo personaggio. A Westeros, ma non nei Sette Regni, essendo fuori dall'autorità del Trono di Spade. Gilly, o Gilly, non so come lo pronunciate, se G2 o G-dolce. Poveraccia, sì, bisogna ammetterlo. Una vita orribile, se meritava decisamente di meglio. Abusata dal padre, che è anche nonno e forse bisnonno, con il silenzio assenso della madre, sorella, zia, e anche delle altre zie, sorelle, ziastre, prozie. Una vita ricolma di sofferenza che sì, ci fa empatizzare molto con lei. Ma il mio problema con Gilly è che non è altro che sofferenza. Tutta la sua caratterizzazione è basata sul fatto che lei sia triste, che soffre, che le cose le vadano male. Deve pure rinunciare al figlio per salvarne quello di qualcun altro. Deve pure assistere alla perdita di uno dei pochi uomini che l'ha trattata bene, Maestro Aemon. Poi Sam cerca di essere aiuto, ma non deve essere semplice per lui, perché è molto giovane, non ha una formazione in psicologia o psichiatria, e anche Gilly è molto giovane e ha subito una bella valanga di traumi. Il personaggio di Gilly è importante perché ci mostra gli orrori dell'incesto, una cosa che in Martin sembra spesso venire condonata, ma molti traumi di Gilly derivano anche da quando una figura in famiglia decide di compiere attività sessuali con un altro parente. Si spezza il legame di parentela che c'era con quello, una persona precedentemente, e se ne forma uno di natura sessuale. Quindi sì, è un personaggio molto importante per spiegare quello che forse non è sempre chiaro, ovvero che Martin condanna l'incesto. E molti la amano per la pietà che suscita, ma questo non basta a renderla un personaggio interessante, in quanto anche lei è bidimensionale, fondata solo su due dimensioni appunto, tristezza e sofferenza. E inoltre Martin spinge il lettore a fantasticare su di lei, attraverso almeno le descrizioni di Sam, e lì sembra davvero pornografia del dolore, se permettete il termine. È una cosa abbastanza disgustosa. Se non mi avete ancora odiato con i primi tre, mi odierete con questo. Rhaegar Targaryen. È un caso completamente diverso dai precedenti tre, perché qui Rhaegar è un personaggio a tutto tondo, scritto bene, ben caratterizzato, una specie di Charles Foster Kane, visto che non lo vediamo mai direttamente, ma sempre raccontato da molti punti di vista diversi e molto contrastanti l'uno con l'altro. Il vero Rhaegar si perde in questa spirale di soggettività, e io adoro come è stato scritto in questo modo, e anche molte sue caratteristiche sono affascinanti. I belli e i dannati non smetteranno mai di esercitare il loro fascino, non neghiamolo. Però sono le sue azioni dal torneo di Arryn in poi che l'hanno fatto finire in questo elenco. Sappiamo che aveva un'ossessione malsana per le profezie e che molto probabilmente il suo agire è stato condizionato da esse, in modo che si verificassero. Voleva dare vita alla canzone del ghiaccio e del fuoco, ma era davvero necessario agire in quel modo? Insomma, doveva proprio rapire la figlia del Lord del Nord? Può essere che non conoscesse il temperamento di Brandon Stark,
Ma almeno quello di Robert Baratheon doveva conoscerlo. Potrei immaginare che non se ne sarebbe stato lì buono buono. E di certo doveva conoscere come avrebbe reagito suo padre. Erano passati 4 anni dalla prigionia di Duskendale e sapeva come era degenerata la sua mente. Sapeva che le azioni combinate tra Robert e Daenerys avrebbero dato inizio a una guerra. E va bene che lui era troppo giovane per ricordare l'ultima guerra di Westeros, ma con tutti i libri che aveva letto doveva sapere che la guerra sarebbe stata un disastro. Che le guerre sono sempre un disastro, sono sempre delle carneficine in cui muoiono soprattutto gente innocente che non ha idea di cosa sta succedendo, perché i potenti giocano al gioco del trono. E soprattutto lui spunta fuori nella ribellione di Robert a conflitto inoltrato. Si fa attendere un bel po' il signorino, dopo che le sue azioni hanno innescato tutto, azioni che poi hanno comportato conseguenze nefaste per lui, sotto il martello di Robert, a suo padre Aerys, sotto la lama di Jaime, eppure per sua moglie e i suoi figli, che erano obiettivamente innocenti. Questo parlando solo delle persone che lui conosceva. Sono da citare tutte le vittime dei soldati in guerra e tutti i civili ammazzati nelle battaglie e nei saccheggi. Tutto questo perché lui non ha dichiarato le sue intenzioni e non si è reso disponibile ad affrontare le sue responsabilità il prima possibile. Molti dicono che sarebbe stato un re migliore del padre, e lo credo anche io, ma solo perché è difficile essere peggio di Aerys II. Però non credo sarebbe stato un sovrano chissà quanto bravo. Di certo, raffinato, acculturato e militarmente capace. Ma non è che fosse un buon esempio di responsabilità. Non che Robert sia stato un uomo migliore, anzi, lui non era né raffinato né acculturato, né tantomeno un esempio di responsabilità. Ma quantomeno lui ha delegato il governo a persone capaci, almeno come mano del re. Parlo di John Arryn e di Ned. Per il resto del concilio ho un po' di dubbi. Insomma, a livello umano è ovvio che preferisco Rhaegar a Robert. Concordo con Cersei, in questo senso è tornato l'uomo sbagliato dal tridente. Ma qui parlo della bellezza del personaggio, non della bontà. Va bene? Sperando che nessuno abbia già iniziato a cercarmi e venire a prendermi sotto casa con torce e forconi, il video si conclude così. Ditemi voi, quali personaggi odiate ma tutti quanti amano? Di questi 4 personaggi cosa ne pensate? Spero di essere riuscito a spiegare le mie ragioni. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, mettete un non mi piace se il video non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguite la pagina Instagram Il Fortino di Magor, statemi bene e ciao ciao! Alla prossima!